Che cos'hai? Allora, vediamo se Felix mi ha scritto. Non c'è niente, ma non vi preoccupate. Forse Felix ha dimenticato come si scrive. Marcus sta venendo per accompagnarci. Non vedo l'ora di sapere se vi piace la casa. Io la trovo perfetta. Lo sarà di sicuro. Anch'io voglio vedere la casa dei nonni. Tu hai la scuola. Buongiorno a tutti. Ciao. Buongiorno. 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 Ciao. Adesso vai, altrimenti farai tardi. Ok. Nonno, oggi pomeriggio giochiamo a scacchi. Sì, ma certo. Gunther ha sicuramente inviato un'altra mossa. Forte. Ciao. Ciao, Charlie. Ciao. Charlie, lo sai che non è arrivata apposta per me? Questo è per me. Che carino. Lo vedi? Almeno un ammiratore ti è rimasto fedele. Grazie, Charlie, è carino da parte tua. Guarda, Andreas, ci sono delle cose molto carine. È un peccato buttarle. Adesso per favore smettila e togliti quella maschera. Vorrei proprio sapere perché sei voluta venire per forza. In ufficio c'era parecchio da fare. Bastava che venissi io per portare fuori questa spazzatura. E questo cos'è? Susanne, se ora ti devo raccontare la storia di ogni cosa, tra un mese saremo ancora qui. Però mi piacerebbe sentirla. Mi dispiace, ma voglio liberarmi di tutto al più presto possibile, ok? Inoltre per oggi abbiamo ancora 3 appuntamenti. Allora, la zia Amanda questa la usava per le sue leggendarie feste mascherate. Va bene? Sembra che qui ci sia stato un bel movimento. Sì, i vicini erano scandalizzati. Ah. Non ti dispiace un po' vendere tutto questo, la casa? Insomma, tu sei cresciuto qui? Sì, ma è il passato. Tu non ne parli mai. Susanne, per favore, smettila con questi sentimentalismi, ok? Entrare, buttare fuori, vendere e andare via. Se la zia Amanda non mi avesse fatto ereditare anche questa strana bestia. In ogni caso non puoi buttare Clara nella spazzatura. Susanne, tu continua a ripulire dentro casa. Io mi occupo del giardino. Sì. Devo andare al negozio. Salutami, Rocky. Va bene, ciao. 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 Perché quella bambina deve lavorare? Tu guadagni abbastanza per darle la paghetta, no? Ha un'età in cui può prendersi qualche responsabilità e poi è stata lei a cercarsi il lavoro. Sì, finché non ne soffre la scuola. Grazie al cielo, a scuola non ha problemi, se lo può permettere. Allora... Oh, Charlie, le cose di plastica vanno nella busta gialla, lo sai, no? Faccio io. No, no, prima vanno sciacquate. Ma non è necessario? Sì, non è indispensabile, ma è più igienico. Vengono selezionati a mano. Meno male che molto presto abiteremo vicini, così posso venire di tanto in tanto a controllare tutto. Allora io presto non servirò più. È ora che vada in ambulatorio. Bene, mi sembra migliorato parecchio. Migliorato parecchio? Riesce anche a parlare di nuovo. Sì, ora lo riconosco. Non è vero, chiacchierone? Chiacchierone! È stato un bene che sia venuta subito. L'aspergillosi può essere mortale. Quando Camiro rimane in silenzio, non è buon segno. Sì. Gli facciamo ancora un controllo e credo che questo pomeriggio lo può portare via. Sì, ma dobbiamo andare di là in laboratorio. Può portare Camilla? Certo. Laboratorio? Bene. Buongiorno. Buongiorno. Max, stiamo andando a vedere la casa. D'accordo.
E per quanto riguarda la signora Hoppe? Quello è stato davvero troppo, mi dispiace, ma io non rinuncio alla signora Hoppe. Ma no, non se ne parla nemmeno. Bene. D'accordo, a dopo. Aspetti, aspetti. Come le vengono in mente certe idee? Mi scusi, ma ne deve prima discutere con me. Come, scusi? Sì, certo che ci sarò. Lei... di questo ne riparleremo, ok? Grazie, arrivederci. Non è un sogno. Questo giardino è enorme. Qui potrebbe piacere anche a me. A mamma e a papà non dispiacerà se ti trasferisci da loro. Ma che buona idea. Che cosa ne pensi? Sì, la casa è molto bella, ma... insomma, non trovate che sia un po' troppo malandata? Oh. Sì, Katarina ha ragione. La ristrutturazione ci costerà una fortuna. Oh, dai, se uniamo le forze ce la facciamo. Nei vivai ci sono offerte in continuazione. E io che pensavo che la nostra pergola a Maiorca sarebbe stato l'ultimo lavoro manuale che avrei fatto. Lasci in pace, non vede che in questo momento non ho tempo per lei. E poi quel grande faggio rosso è bellissimo. Charlie! Signor Wisner, tutto a posto? Io ho perso il cellulare. Ah! Sì. Che ne pensa la famiglia? Ne sono entusiasti. Sì? È fantastico. Allora chiamo direttamente il notaio. Sì. Signora Bredov dovrebbe essere così gentile da chiamarmi al mio cellulare. Cosa, adesso, subito? Sì, al cellulare, per favore. Grazie. Che tipo strano. L'ho trovato! L'ho trovato, eccolo. E quello chi è? Questa? È Clara. Dottore. Signora Hoppe, questo non me lo può fare. Mi dispiace, dottore, ma la casa è troppo piccola per tutte e due. Ok. Signora Hoppe, sappia che io non consentirò che lei venga esclusa da questa casa. Si fida di me? Sì. Lei è un tesoro. Ereditata? Sì, anche io sono rimasto sbalordito alla lettura del testamento. Ma c'è molto da fare. Non avevo la più pallida idea di che cosa avesse in mente mia zia. E normalmente vive in quel riparo laggiù. Charlie! Charlie, che stai facendo? Comportati bene. Charlie! Mi scusi. No, lasci pure, non fa niente, tanto tutta questa roba andrà via. Allora, Charlie, se c'è qualcosa che ti piace, prendila pure. Clara sembra un po' denutrita. Ah, sì? A dire il vero, non ho molto tempo per occuparmi di lei. E poi con Ilama non ho tanta dimestichezza. Questi animali hanno bisogno di molta cura. Sarebbe opportuno farle una visita. Sono un veterinario della clinica Brandenburg. Ah, sì? Bene, se crede. Sì, Charlie, lo puoi tenere. Potrebbe portarla in ambulatorio. Purtroppo non è possibile, ho ancora degli importanti appuntamenti di affari e non credo che Clara entri nella mia macchina sportiva. Marcus, credo che ora possiamo andare. Sì, Katarina, vieni anche tu. Arrivo. Dai, Charlie, andiamo? Vieni. Va bene, allora Katarina. Dopo manderò qualcuno che venga a prenderla. Grazie.
Arrivederci. Arrivederci. Come faccio a occuparmi di te? Eh? Perché l'avranno buttata via? Carissima Amanda, qui non passa un solo giorno in cui io non pensi a te, al tuo sorriso, ai tuoi baci. Vorrei poterti stringere al più presto tra le mie braccia. Ehi, dove vuoi andare? Ciao, Charlie. Mi hai scritto altre lettere d'amore? Ogni giorno ringrazio la vita perché tu esisti. Il mio amore per te fa muovere le montagne. E conto i giorni e le ore e i minuti che mancano per rivederti. Com'è romantico. Felix sentirà la mia mancanza. Allora perché non mi scrive delle lettere così? Mamma? Ah, per fortuna sei tornata. Dottoressa, ci deve aiutare! Presto! Pensa prima al tuo lavoro, tanto ho ancora da fare. Troveremo dopo il tempo per parlare. Grazie. Buongiorno, signora Schaefer. Salve. Ciao, Benny. Salve. Oh, che cosa è successo al nostro piccolo spagnolo? Si è azzuffato con un altro gatto. Ah. È grave? Beh, a colpo d'occhio non posso dirlo. Devo prima visitarlo accuratamente. La cosa migliore è entrare subito. Venite. Dai, svelto. Posso entrare? Allora, come sta la mia nipotina preferita? Ma dai, nonna, tu ne hai solo una. Giusto. Ma ci siamo viste molto raramente. Per fortuna ora le cose cambieranno. Nonna, posso chiederti una cosa? Sì, certo. Allora, tu e il nonno, quando eravate fidanzati, vi scrivevate molto? Ma per quale motivo? Noi stavamo sempre insieme. E se foste stati lontani per un periodo? Ti stai preoccupando per il tuo ragazzo, eh? A me manca moltissimo. Ma a volte ho la sensazione che mi abbia dimenticato. E tu fai in modo di farti ricordare. Io lo faccio. Gli telefono spesso, ma quando ci parlo è strano. Sai, gli uomini non riescono a esprimere i sentimenti. Noi donne in questo siamo più brave. Lo dico per esperienza. Quindi anche il nonno è così? È stato così fin dall'inizio. Se sapessi quanto tempo mi ci è voluto per riuscire a capirlo. Racconta. Ecco, vedi, i sentimenti non sono il suo mondo. Il suo vero mondo è l'architettura. Proprio come Felix. Sai, un tempo, quando era impegnato in un progetto, era così entusiasta che non riuscivo a farlo smettere di parlare. E io ho sempre desiderato di avere lo stesso effetto su di lui. Già. Comunque, io sapevo che lui mi amava veramente, anche se me lo ha detto poche volte. Se potessi avere la tua sicurezza. Ah, se vuoi essere sicura dei suoi sentimenti, c'è solo una possibilità. È la prima volta che litiga con un altro gatto? Purtroppo no. A dire il vero è abbastanza aggressivo. Ha distrutto anche mezza casa. Ma con me è sempre buonissimo. Come avevamo già detto l'altra volta, non è stata una cosa semplice per lui doversi ambientare in un altro posto. Di sicuro non riporterò più animali dalle vacanze. Iniziamo a scoraggiarci con lui. Riuscirà a guarire? Vediamo, prima devo mettergli dei punti. E per farlo gli faremo un'anestesia, così non sentirà nulla. Adesso lo portiamo in sala operatoria e tu con tua madre potete aspettare qui fuori. Aver trovato degli acquirenti il cui genero è un veterinario è stata una fortuna. Sì, per lei. Ah sì, grazie Charlie, ma Clara non mangia. Allora che cos'ha? Non abbiamo trovato niente di rilevante, il quadro clinico è normale. E allora che sarà? Comunque ormai non importa.
Tanto l'animale non lo posso tenere. Allora, io dovrei andare, ho un appuntamento. Ma se posso rubarle un attimo, dovrei parlarle di una cosa. Sì. Io intanto vado a farmi un giretto. Ciao, Benny. Che cosa fai di nuovo qui? Buongiorno, io sono della famiglia. Buongiorno. Stanno mettendo i punti a Chico, ha litigato con un gatto. Non mi dire, mi dispiace molto. Combina solo guai. Credo che qui non si trovi molto bene. Probabilmente deve ancora ambientarsi. Ah, come sta? È ancora un po' intontito, ma tra poco potrai andare da lui. Un po' di pazienza. Scusate, papà, dov'è mamma? Credo che sia da Lily. Posso lasciarti da sola? Nessun problema. Mi vado a cambiare. Bene, allora venite pure con me. Vuoi venire anche tu? Ma certo, voglio sapere come sta la piccola peste. Naturalmente mi metterò in cerca di una buona sistemazione per Clara, ma è sicuro che è quello che vuole? Sì, sicuro. Un animale così vecchio che ha sempre vissuto qui non si può integrare dall'oggi al domani in una situazione diversa. Che cosa vorrebbe dire? Voglio dire che ci vorrà un po' fino a che troveremo il posto giusto, oppure... Oppure cosa? Magari ci ripensa e cambia idea. No, no, non c'è niente da ripensare. Ascolti, dottore, la mia ragazza ed io gestiamo una grande società di consulenza. Abbiamo un fatturato di diversi milioni e un centinaio di collaboratori. È una responsabilità enorme, non c'è assolutamente tempo per un lama. Charlie, vieni qui. Ascolta, non puoi mica far uscire Clara così, eh? Che c'è? Va tutto bene? Sì, sì, è tutto a posto. Io da un po' di tempo non riesco a dormire bene. Ciao. Ciao. Oh. L'agente immobiliare. Eh? Signor Ortsman. Sì. Che posto meraviglioso. Sì. Io non me ne andrei più da qui. Nella natura si respira più liberamente. Sì, bene. È perfetto. Ok, allora dopo. Grazie. Il signor Ortsman ha trovato il loft. Possiamo andarlo a vedere subito. Arrivederci e grazie. Dove ho messo le chiavi della macchina? Io allora vi terrò informati. Molte grazie. Arrivederci, Charlie. Andreas! Signor Wiesner. Dio mio. Signor Wiesner, che le succede? Chico è ancora un po' addormentato per l'anestesia. Per questo lo teniamo qui questa notte. Domani lo puoi portare a casa. Portare a casa? Quello è Camiro, il pappagallo più chiacchierone del mondo. Così Chico almeno non resterà da solo. Verrò anch'io a controllarlo, promesso. Grazie. È gentile da parte sua. Vieni, Benny, dobbiamo andare. Cerca di guarire presto, Chico. Capito? Voglio proprio vedere che farà Felix quando gli sarò davanti. Bisogna fare delle sorprese agli uomini. Chi volete sorprendere? Non si bussa prima di entrare. Ah, non puoi neanche immaginare come si arrabbiava con me per questo alla tua età. Oh, sì. Smettila. Voli per Barcellona? Sì. Voglio andare da Felix. Ma hai la scuola? È solo per una settimana, mamma. E poi nonna mi paga il volo. State scherzando, vero? Sei stata tu a dirmi che Lily è brava a scuola. Sì, ma questo non significa che tu le possa comprare un volo per andare a Barcellona, mamma. E perché no? Perché non spetta a te decidere se Lily può stare lontano dalla scuola per una settimana. D'accordo, ma ora non è il caso che ti arrabbi. Io davvero non riesco a crederci. Ma noi abbiamo solo... Noi volevamo... Le succede spesso? Ora va meglio. È colpa di quelle pillole. Che tipo di pillole prende? Sono contro lo stress e sono esclusivamente a base di erbe. Sono stimolanti. Ah, sì. Adesso le daremo il famoso tè della signora Hope e quello è garantito che è a base di erbe. Questo le farà sicuramente bene in ogni caso. Ecco a lei. Scusatemi, ma devo tornare al lavoro. Mille grazie. Niente più batteri dell'aspergillosi. Ehi, sano come un pesce. Sano come un pesce. Giusto. Ah!
adesso esplodo! Oh. Oh, non c'è bisogno che io sia presente. Ti lascio qui i risultati di Camiro. Sì. A dopo. Hai parlato con tua madre? Ho preferito evitare di farlo, ero troppo sconvolta. Che cosa è successo? Pensa che stava prenotando un volo per Barcellona per Lilly senza neanche chiedermelo. Perché? Questo non mi sorprende. Se mia madre si trasferisce qui io diventerò pazza. Pazza? Diventerò pazza? Tu sei cambiato, non ti si può più parlare. Ti arrabbi in continuazione, maltratti gli impiegati, non dormi quasi più. Io lavoro molto. Anche io lavoro, Andreas. Allora perché non sei in ufficio? Lo vedi, è proprio quello che stavo dicendo. Mi dispiace, ma davvero non capisco che cosa vuoi da me. Che cosa voglio da te? Voglio riavere il mio Andreas di sempre. Quello sensibile, quel divertente e rilassato Andreas che era diverso da tutti gli altri. Non lo sono più? No, non lo sei più. Sei diventato come tutti gli altri. Io gestisco... Noi gestiamo una grande ditta. Bisogna dimostrare forza o il mercato ti divora. Se questa tu la chiami forza. Il sangue di Clara è assolutamente normale. Strano. E allora perché non mangia? Se lo sapessi. Ecco dove ti nascondi. Io non mi sto nascondendo. Visto che oggi sono diventata il capro espiatorio, voglio chiarire una cosa. Io non avrei mai comprato un biglietto aereo a Lilly senza averne prima parlato con te. Volevo aiutarla con i soldi in caso tu avessi acconsentito. Ma ormai è tutto risolto. Mamma, prima la cosa non era in questi termini. Ah, lasciamo stare. Ma visto che ora ci vedremo più spesso, dobbiamo parlare apertamente dei nostri problemi. Giusto. Allora, iniziamo. Non potete neanche immaginare quanto sia contenta per la mia nuova casa. Caterina te l'ha già detto, Max? Sì, sì, sembra interessante, non c'è dubbio. Essendo così grande, è decisamente a buon mercato. Pazza! Divento pazza! E tu chi sei? Camiro è molto intelligente, ripete sempre tutto. Impazzisco! Se mia madre si trasferisce qui, io divento pazza! Mamma, era solo... Sì, ho capito, grazie. Mamma! Maledizione. Chiudi il becco tu. Mamma, aspetta che un attimo. Che io lo debba venire a sapere da un pappagallo. Aio, fai le valigie, qui siamo indesiderati. Cosa? Ma che sciocchezza, è solo che... No, che... ho capito benissimo, tu preferisci che viviamo lontani a Maiorca. Adesso dobbiamo andare. Tra un po' c'è l'appuntamento. Quale appuntamento? Il loft, Susanne, non te lo ricordi? Una volta ci volevamo comprare un loft. Ah, già. Ora che succede? Io non vengo. E perché non vieni? Abbiamo un problema, Andreas. E quale sarebbe il problema? Non sono più sicura di voler veramente vivere con te. Sei qui? Almeno qui non do fastidio. Mamma, per favore, smettila. Perché non mi hai detto niente? Perché non è così facile. Ma io sono davvero tanto terribile. No, non lo sei. Ma non mi prendi sul serio. O non mi ascolti. E comunque hai sempre ragione tu. Non ti va mai bene niente. Però lo sai che ti voglio bene. Sì. Ma hai un modo così strano di dimostrarmelo. Ti ricordi quella volta a Carnevale?
Quando avevi 12 anni? Quando volevo mascherarmi da gatta. Ma per te ovviamente dovevo essere vestita da principessa. Alla fine hai tinto di nero il vestito e ti sei mascherata da vampiro. Avevi passato intere serate a cucire il vestito. Se ora ci ripenso, mi vengono insensi di colpa. Oggi è ancora esattamente come allora. Hai sempre ragionato con la tua testa e non hai mai sopportato che qualcuno ti dicesse quello che dovevi fare. Secondo te da chi ho preso? Lo so che non mi riguarda più come vuoi vivere la tua vita, ma ero felice di stare vicina alla vostra grande famiglia. Sì, lo so, signor Ortsman, sì. Bene, allora cercheremo qualcos'altro. Sì, grazie, arrivederci. Allora, va meglio? E Clara? Al solito, io credo che dipenda da questo cambiamento. Quale cambiamento? Clara ha vissuto per anni con una persona, con sua zia. Sì, lascia il segno. Se c'è qualche novità, mi faccio sentire. Grazie, dottore. Che succede, Charlie? Anche se purtroppo per te non è facile, mamma. La soluzione del problema non può essere quella che tu ti presenti qui e stravolgi le nostre vite a tuo piacimento. Sì, hai ragione. Elena, tu lo sai che parlare non è mai stato facile per me, ma io vorrei che tu sapessi che sei la cosa più importante del mondo per me. Prima degli scacchi e di Gunther. Mi sono reso conto che ti ho molto trascurata nelle ultime settimane, mesi, anni. Non ti ho considerata nel modo in cui avresti meritato. Voglio rimediare, Elena, davvero. Voglio che facciamo di nuovo più cose insieme. Voglio che trascorriamo più tempo insieme, fino alla fine dei nostri giorni. Ne sono molto felice. Ho la sensazione che tu lo faccia solo per farmi venire i rimorsi di coscienza. No, grazie, Charlie, non voglio una mela. Brava, Clara. Hai di nuovo fame? Grazie, Charlie. Sì, bene. Ah, bene, avete iniziato a mangiare senza di noi. Eravamo una famiglia completamente svitata. Vero? Ti ricordi quando la zia Amanda era alla ricerca dei suoi punti energetici attivi? Succede. Ah.
Beh, così non è niente male. Vero, Clara? Allora, amico mio, è arrivata l'ora? Ma che succede? Salve, signor Wisner. Sono crollato come un sasso, senza rendermene conto. C'è una pace qui. Va tutto bene? Vuole una risposta sincera? Sì. Mi sembra di stare per perdere tutto. Vieni, siediti qui. Così, bravo. Che cosa è successo? Sono sull'orlo dell'esaurimento. Non dormo più. Senza queste maledette pillole non riesco a fare niente. Inoltre, la mia ragazza non vuole più venire a vivere con me. Oh. Mia zia Amanda, lei ha vissuto per gli altri. Ma io sono sempre stato diverso. Non ho mai fatto parte di niente. Ma quando durante gli studi ho iniziato a frequentare Susanne e poi ho cominciato a lavorare nella ditta di suo padre, per la prima volta ho sentito di far parte di qualcosa. Capisco. E da quel momento in poi ha fatto di tutto perché non cambiassero le cose. Ma in questo modo ho completamente dimenticato quello che volevo inizialmente. E che cosa voleva? Ho studiato economia politica. Volevo entrare in politica e smuovere qualcosa. Sì, capisce che intendo. Provi a vedere Clara come un messaggio dal passato che le dà la possibilità di ricominciare tutto da capo. Un messaggio. Sarebbe proprio nello stile di mia zia. Allora, Chico, vecchio mio, che cosa combini? Ero sicura che ti avrei trovato qui. Sì, in un certo senso mi sento legato a Chico. Ma sì, certo. Anche lui è stato costretto a vivere al nord. Oh, Elena. Devo averti tormentato con la mia idea del trasferimento. Tu preferisci rimanere a Maiorca, vero? Io preferisco vivere dove sei tu. Insomma, non è che a Maiorca non mi piaccia vivere. Ti ricordi quando siamo stati a quel mercato d'arte a São Coma? Sì. Tu hai comprato una scultura moderna. E poi siamo andati a mangiare in quel fantastico ristorantino. Sì, è stata una giornata stupenda. Purtroppo non ci siamo mai più tornati. Possiamo sempre farlo. Appena arriveremo a casa, promesso. Grazie. Ayo, sai che cosa mi sta venendo in mente? Elena, tu hai di nuovo quello sguardo. Ascolta, io mi sono laureata in storia dell'arte e ci siamo conosciuti in una galleria d'arte. Sì, allora? Quando torneremo a Maiorca aprirò una galleria d'arte moderna. Una galleria? Sì, non è fantastico? E ho pensato anche a qualcosa per te e per il tuo nuovo amico. Chico? Senti, Max, che cosa faremo quando i ragazzi saranno andati via di casa e noi in pensione? Ci troveremo qualche hobby. Tu, grazie a mio padre, stai diventando un vero appassionato di scacchi, ma io? Ok, allora vorrà dire che giocherò tutto il giorno a scacchi. In questo caso è meglio che ci trasferiamo subito a Maiorca. Sì, ma senza letti separati. Buona idea. Che cosa aspettiamo? Avanti.
Signor Wisner, buongiorno. Buongiorno. Volevo dare un'occhiata a Clara. Ah, prego. Ha visto? Fa colazione. È un buon segno, vero? Sì, questo è un buon segno. Mi ha risposto il parco animali di Brandeburgo, accetterebbero Clara. Anche Charlie si è già svegliato. Anche lui è contento che Clara stia meglio. Già, anche lui ha dato il suo contributo. Dov'è mamma? Sta dormendo. Cosa? Sì. Ah, Lily, per Barcellona, pensi di potercela fare con la scuola? Naturalmente, stiamo solo ripassando per la maturità. Bene, allora, se te la senti, mi voglio fidare di te. Ma solo per un fine settimana lungo, ok? Grazie, mamma. Però che non diventi un'abitudine. Promesso. Anch'io voglio andare a Barcellona. Niente paura. Le spagnole ti aspetteranno anche tra un paio di anni. Chi vuole del caffè? Io, grazie. È con la caffeina? Va bene, sono abbastanza adulta. Mamma, mi sono presa questa mattina libera in modo che possiamo andare a vedere cosa c'è da fare alla casa. Grazie, ma non ce n'è più bisogno. Papà e io abbiamo preso la decisione di rimanere a Maiorca. Peccato. Cosa? Naturalmente verremo spesso a trovarvi. Ma avevi già organizzato tutto. E che farai con la casa? Siete in parola col venditore? Troveremo una soluzione. Sono quasi sicuro che al signor Wisner non dispiacerà non vendere più la casa. Ma come ti viene in mente? Sai, non era molto contento quando ho trovato una sistemazione per Clara. Credi che stia pensando di tenere la casa e Clara? Ma sarebbe fantastico, visto che non abbiamo molto tempo per chiarire tutta la faccenda. Il nostro volo è tra 2 ore. Allora dovete partire tra un quarto d'ora. Conosci tua madre? Quando si mette qualcosa in testa. Vi accompagno io all'aeroporto. No, grazie. Marcus dovrebbe essere qui a momenti. Va bene. Come sempre, tutto organizzato al meglio. Buongiorno, Andreas. Susanne, che ci fai qui? Questo te lo potrei chiedere anch'io. Non sono riuscita a raggiungerti sul cellulare. Sì, scusami. Ieri sera l'ho dimenticato spento. Com'era il loft? L'hai comprato? Non ci sono andato. Susanne, quel loft non lo voglio più. Questo cosa vorrebbe dire? No. Non è quello che forse stai pensando. Io voglio stare insieme a te. Voglio una casa. Voglio avere dei figli con te, ma non... Non in un loft? Non in un loft. E anche se forse tu ora mi reputi completamente pazzo e mi mandi definitivamente al diavolo, io non venderò la casa. Voglio vivere qui. Insieme a te. E Clara? E Clara? Io starò qui con te. E pensare che ero convinto che tu volessi quel loft in città. Neanche per sogno. Ci sono altre cose che non so di te? Il tempo è sempre buono a Maiorca. Questo è certo. E tu, Jonas, devi venire a trovarci. Sicuramente. Mi raccomando, comportati bene e studia. Ciao. Fare il buon viaggio. Con te ho ritrovato il piacere bene. Degli scacchi. Ci possiamo telefonare tutti i fine settimana. Bella idea, scacchi a distanza. Ciao, nonno. Grazie di tutto. Buon viaggio, Elena. Ciao. Ciao, nonno. Chico ora sta molto meglio.
Speriamo che non litighi di nuovo con un altro gatto. Sì, lo spero anch'io. A proposito di questo, ho parlato con mamma e papà. Di cosa avete parlato? Abbiamo pensato che è meglio che Chico torni in Spagna. E volevo chiedere... se potevo affidarlo a voi. Ma va benissimo. Torniamo in Spagna oggi e lo possiamo portare con noi. Dice davvero? Ma certo. Chico sarà trattato come un principe. Starà benissimo da noi. Sentirò molto la sua mancanza. Lo so. Posso venire a trovarvi nella prossima vacanza? Ma naturalmente. Gunther sarà felice di conoscerti. Bene. E tu non ti preoccupare. La posso salutare? Signora Mamma, Hoppe. Spero davvero che non partiate per colpa mia. No, puoi stare tranquilla. Voi anche senza di me ve la cavate perfettamente, sono sicura. A Maiorca ho già un nuovo progetto che mi aspetta. Presto riceverai un invito. Per allora, cosa? Grazie. Grazie di tutto. Mi scusi, avrei preparato qualcosa per il viaggio con i cetriolini. Signora Hoppe. E si ricordi di mandarmi la ricetta di quella torta rustica. Sarà fatto. E tornate presto a trovarci. Sì, ci potete contare. Ma la prossima volta abiteremo da Marcus. Oh, buona idea. Sì, ottimo, ci dobbiamo sbrigare, altrimenti perdete l'aereo. Venite. Charlie, mi vuoi salutare anche tu? Oh, è davvero carino da parte tua. Molte grazie. Che bello, siamo diventati amici. Ciao. Ciao. Vieni qui, Charlie, vieni. Ciao. 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 Ciao.